Secondo stop in successione per il CLN Cusmolise, che sul parquet amico del Pala Unimol cede per 5-2 di fronte all'Atletico Cassano, che prosegue così la sua rincorsa verso un piazzamento playoff. I pugliesi aprono le marcature con l'argentino Perri, poi D'Ambrosio a raddoppiare. Verso la fine della prima frazione, Turek riavvicina il quintetto di San Ginario, che impatta in avvio di ripresa con De Betio. Nel momento in cui potrebbe esserci il sorpasso, nell'arco di 2 minuti effettivi, gli ospiti, prima con Viserkowski e poi con una doppietta di Caio, chiudono la gara, coi Cussini già proiettati invece sulla sfida di Barletta, come spiega, intervistato da Franco Presutti, il tecnico Marco San Ginario. Marco, gran bella squadra, il Cassano, si sapeva all'inizio insomma che la partita sarebbe stata molto difficile. Sì, sapevamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato, per il semplice fatto che ha avuto grandissimi problemi durante l'arco di tutta la stagione. Il Cassano, questa era la prima partita che si presentava con un solo giocatore out, che è Cutrignelli, un signor giocatore tra l'altro, e si è vista la forza del Cassano. Resta però un po' di rammarico per il palo di De Betio sul 2-2, che non dico avrebbe potuto cambiare la partita, ma sicuramente avrebbe reso una partita diversa da quella che poi si è vista sul finale. L'unico rammarico che dallo 0-2 eravate riusciti ad arrivare al 2-2. Sì, siamo partiti in realtà un po' timorosi. I primi 10 minuti sono stati proprio da dimenticare, una squadra che sembrava che temevamo un po' il loro possesso palla. E poi paradossalmente uno dei più giovani, che è Verlengia, ha suonato la carica, cioè è entrato e ha affrontato grandi campioni come quelli del Cassano con una determinazione, e credo che è stato proprio lui la chiave che ha dato in là una nostra rimonta, che ahimè non è valsa a niente, però ci teniamo comunque una prestazione che tutto sommato la ritengo positiva. Anche un po' di nervosismo durante questa gara, soprattutto nel primo tempo. Beh sì, sono stati molti gli ammoniti, sul finale in realtà ho pensato più alla Barletta che a riprendere la partita sotto di 3 contro il Cassano. Le probabilità di recupero c'erano, però chi è entrato ovviamente ha fatto bene e abbiamo avuto un occhio a quello che è lo scontro salvezza di sabato prossimo a Barletta. Troveremo un clima infuocato e dovremo farci trovare pronti, e soprattutto tutti pronti. Marco, una giornata, un pomeriggio anche all'insegna della solidarietà. Sì, questo ci fa piacere, lo abbiamo fatto la scorsa volta al Cassano. Credo che un centro universitario sportivo deve avere un occhio a tutto quello che riguarda il sociale. Questa è una grande iniziativa, ringraziamo Formato per averci scelto e saremo sempre aperti a queste iniziative.